Buongiorno agli amici investitori. Piazza Affari prova a consolidare il recupero messo a segno ieri, cercando di mettere in corso un rimbalzo che punti verso 22.000. Ci riuscirà? Lo andremo a scoprire in questa puntata di Trading Floor, dove analizzeremo anche due titoli che stanno mostrando una forza relativa superiore al mercato, almeno in questa seduta. Stiamo parlando di Moncler e Tod's. Prove tecniche di rimbalzo, peraltro molto timido, per il FTSE MIB, che scambia nella prima ora di contrattazioni sul mercato azionario sopra 21.800 punti. La reazione grafica vista ieri è stata favorita da un indicatore di RSI in ipercomprato arrivato addirittura fino a 21 nel calo delle sedute precedenti. Ora l'RSI si muove sopra 30 e denota un rimbalzo che ha un po' fatto il suo corso. Per poter avere uno spazio maggiore di recupero, l'indice deve dimostrare di riuscire a superare 22.000. In questo caso sarebbe un primo segnale di miglioramento ed è un po' l'obiettivo del rimbalzo in corso anche stamattina. Oltre 22.000 l'obiettivo, la prova di forza vera è 22.600, dove il mercato potrà cercare di riprendere la strada rialzista smarrita nelle settimane precedenti. Sotto 21.700 punti il rimbalzo già ha vita breve e si potrebbe assistere a un ritorno verso 21.500 e 21.200 punti, senza escludere un atterraggio in area 21.000. Scopri certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Moncler conferma l'ottima forza relativa rispetto al FTSE MIB, salendo verso 39 euro. È uno dei pochi titoli che ancora conserva un trend rialzista di fondo in questo clima negativo che sta coinvolgendo Piazza Affari. Le ultime sedute hanno permesso di riassorbire l'ipercomprato con l'RSI che era arrivato oltre quota 80 e adesso invece è in condizione più neutrale. L'unico rischio da un punto di vista grafico è la minaccia data da una divergenza ribassista sui tre massimi crescenti che ha fatto il titolo. Tuttavia i supporti per ora stanno tenendo e il titolo può continuare nella sua corsa rialzista. Il prossimo step è la resistenza in area 40 euro, il cui superamento aprirebbe spazio verso 43 e 45,5. Sotto 36,6 si avrebbe un primo segnale di allarme ma non ancora compromettente, ma sotto 34,5 in questo caso il segnale sarebbe negativo per una discesa verso 31 euro. Scopri i cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Inizio di seduta brillante per Tod's, che sale oltre 57 euro con un rialzo intorno al punto percentuale. Oltre 57,50 la reazione andrebbe verso 58,50 euro e andrebbe un po' a indebolire il trend ribassista di breve periodo in atto da inizio maggio. Sotto 56 euro la situazione tornerebbe a essere negativa, in questo caso la discesa potrebbe andare a testare i supporti susseguenti posizionati a 54 e 52 euro. Al rialzo le resistenze a monitorare, che possono essere l'obiettivo in caso di tenuta dei supporti, sono 62 euro e 65 euro. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 1122.